Cravatte, cravatte, cravatte è simbolo dell'eleganza maschile, ma come annodare una cravatta? Come sceglierla? Che consigli possiamo dare Alessia, Jerry? Che consigli possiamo dare? So viele Fragen über die Welt der männlichen Eleganz. Sprechen wir über die Krawatte. Es ist ein als Accessoire, die Symbol von Eleganz ist, aber nur wenn Farbe, Schnitt und die Knoten richtig und perfekt sind. Hello guys, welcome back to our show. So today we're talking about the tie. We want to talk to you about how to choose the right one, the right color, and obviously the right size also. In precedenti video abbiamo parlato di come si vede se è una cravatta di qualità, se è fatta a mano, controllate le cuciture, sentite il corpo della cravatta, insomma, ci sono tutti i consigli, vero Ale? Nei precedenti video andate a curiosare, andate a curiosare. Oggi parleremo invece di... Über die Krawatte haben wir schon in dem letzten Video schon besprochen. So über die Qualität, über die handgefertigte Krawatte. Und in diesem Video werden wir euch zeigen, wie man und entdecken wir weiter. So, some time ago, we talked about how to choose the right quality of the tie, how to choose, how to, I mean, feel it, look inside, see how it's been done, and today we want to tell you something different. Una cosa va assolutamente chiarita, è proprio la base, no? Cioè, nel senso che ci sono cravatte, se noi dobbiamo scegliere una cravatta classica che faccia un bel nodo, ovviamente dobbiamo guardare la base della cravatta. Giusto, Jerry, tu prima me ne hai scartate alcune piccoline, perché voleva appunto un bel nodo che risultasse tipo questo, un bel nodo Windsor. Se noi prendiamo una cravatta molto sottile, tipo questa, magari anche con base dritta, abbiamo proprio un nodo molto molto più piccolino. Quindi scegliete la giusta base di cravatta, molto importante. Die Volumen und die Dimensionen von den Knoten hängen von dem Basis. So, das bedeutet, dass Basis und ja, das Qualität von der Basis sehr, sehr wichtig ist. So after choosing the right quality, the right color, and after feeling what's inside, another thing very important is the base. Obviously, when you're very elegant, you're going for a nice suit, we recommend you to choose the right size of the tie. Because when you go in for a narrow one, like in this case, I wouldn't suggest this for a nice suit, I mean, for a formal meeting or work. Cioè il nodo ovviamente in base appunto alla base, in base alla base verrà più o meno grosso, a seconda di quello che voi desiderate, del tipo di camicia che andate a utilizzare e della formalità dell'occasione. Quindi la giusta base per il giusto nodo. E adesso cosa facciamo? Andiamo a vedere come si fa questo nodo? Why not? Let's Wie try. man eine Krawatte binden soll. Allora, questo è un nodo Windsor che Jerry ha fatto senza neanche guardarsi allo specchio e mi sa che forse sarà in grado di farcelo vedere This is for you. e di... Dunque, quale volevi, Let's Jerry? go for Perché è this one. capriccioso questo uomo, eh? Sì, come tutti gli uomini cleofefinati, sì, ci sta Yeah, tutto. this one is good. Ok. Er hat den Knoten ohne Spiegel gemacht. Er ist anspruchsvoll und jetzt hat er seine Krawatte ausgesucht. So let's start. Wow, vediamo. Posizioniamo la cravatta in questo modo, ok? Quindi abbastanza lunga da questa parte perché la lunghezza del codino anche è Determina. importante, è la cosa più difficile. So Va, we allora cross it. Yeah. incrociamo. Machen wir eine erste Verkreuzung wie eine V. Wichtig ist, wie lang ist diese Seite und Questa diese anche. Seite. Esatto, bravissima. Pick the base and go inside. Wir drehen
drehen und da unten und einstecken. And I pick it on my right side, this way. Quindi con la mano destra tiene, però con la mano sinistra anche tiene molto fermo il nodo. Of course, yes. Okay. Yeah. I pick it up again. Sehr fest. And I go inside on my left side. Ok, quindi prima verso destra e poi verso sinistra. So, nach unten und anstecken. Rechts und jetzt links. Alright. I go. A questo punto I hold this burn. Giriamo dietro la pala grande. In diesem Sinn haben wir schon eine Verkreuzung und wir drehen der größere Seite. Completamente, completamente, tutto intorno. Vollständig, immer mit unseren Fingern die fest. Tenete molto duro tutto il resto con appunto la mano. Vero Jerry? Yeah, absolutely. So I just go again and show you very fast. Eine Zusammenfassung. So, go this way, go up, pick the first part, and it goes on my right side. This way, pick it up again, it goes on the left side. There you go. And then we go round here. Impariamo tutti insieme, siamo tutti molto molto concentrati, Jerry, bravissimo. And in this case, I just open it up and pop it inside. Ecco, questo è il nodo windsurf, il nodo più bello che ci sia, più classico e bello. Der Windsurfknoten ist einer der schönsten. Und jetzt haben wir mit Aufmerksamkeit Jerry gesehen. All right, so it's almost done. Direi che ci siamo assolutamente. Poi in base a come voi desiderate può essere più o meno you grosso, can, vero il nodo? Wide or you can just narrow it or... Ecco. Poi fate sempre con la mano della vostra donna questo buchino qui oppure potete farlo voi. Right. Ed ecco che dà questo senso di bellissima eleganza maschile. Here we go. Se non avete imparato, basta tornare indietro nel video e rivedere tutte le mani di Jerry. Of course, yes. È molto semplice, secondo me, no? Cosa dici, Alessia? Wenn ihr noch nicht gelernt habt, einfach ja, wir können noch einmal das Video sehen. So, we're done, I guess. Bene, allora sappiamo tutti fare il nodo windsurf, oltre al nodo di Papillon, oltre a tutti questi nodi che abbiamo insegnato nei precedenti video. Curiosate, imparate, diventate dei veri maestri di stile. Mi raccomando. Und wir warten auf eure Knoten jetzt. So go check the other videos we made and see you next time. Bye. Ciao, ciao, ciao. Un abbraccio. Ciao.